tutti cari telespettatori, ci ritroviamo con il nostro consueto appuntamento con ABS Motori per una nuova puntata. Al mio fianco chiaramente io saluto Giuseppe Polari. Buonasera Giuseppe. Ciao Francesca, buonasera. Grazie. A te, buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. Sarà una puntata veramente doc, giusto? Assolutamente sì, anche perché c'è una novità che voglio che presenti tu. Questa novità è che questa sera in studio non siamo da soli, ma abbiamo un ospite. Un importante ospite, il dottor Fabio Felisi, che è il general manager di Belron Italia, nonché gestisce tra gli importanti marchi Carglass. Buonasera, benvenuto. Buonasera qui con noi. Buonasera a vostri telespettatori. Buonasera Fabio. Allora, tra pochissimo faremo qualche domanda a Fabio per entrare proprio nella realtà Belron Carglass, quindi conoscerla un po' a 360 gradi. Prima però ci fermiamo un attimino, perché Giuseppe, settimana scorsa noi abbiamo mandato in onda un servizio, non so perché fai quella faccia. No, perché ci fermiamo, siamo appena partiti. No, ci fermiamo nel senso che dobbiamo lanciare un servizio, perché vogliamo lanciare il continuo di quello di settimana scorsa sull'aumento del prezzo del carburante. Strano. Sì, in questo caso, però abbiamo chiesto il parere di qualche automobilista, quindi guardiamo com'è andata. Stiamo vivendo un periodo di altalenanza per quanto riguarda il prezzo del carburante. La settimana scorsa all'interno della nostra puntata vi abbiamo fatto vedere il pensiero di un operatore su questo tema. Oggi invece andremo a sentire i pensieri degli automobilisti. Stiamo parlando di questo aumento del prezzo della benzina di quest'ultimo periodo. Lei che cosa ne pensa? Io penso che è una truffa totale, per il semplice fatto che la guerra non c'entra proprio un tubo, perché stanno approfittando dei grossi soldi inutilmente. Qui alla fine non lo so chi li sta pagando, il piccolo, perché non mi sembra il caso che lo debba pagare io. Anna, mi sembra abbastanza arrabbiata su questa molto, cosa. Molto arrabbiata, perché non so, io devo pagare dei soldi inutilmente, perché? Ma perché? Beh, è comunque un problema, però io sono fortunata perché la mia è sia ibrida che elettrica, per cui ho l'alternativa. Diciamo che non la tocca così tanto questa cosa. Non tantissimo. Ma lei quanto pagava prima per un pieno e quanto paga adesso per un pieno? Dunque, prima con questa macchina che è a benzina, prima pagavo, con un pieno facevo 75-80 euro, adesso superiamo i 100. Diciamo, noi che utilizziamo la macchina per lavoro siamo fortemente penalizzati, perché i costi sono alle stelle, insomma. Lei fa tanti chilometri al giorno? Faccio tanti chilometri, sì, per lavoro, in quanto sono un consulente. Ok, e si ricorda quanto pagava prima un pieno e quanto lo sta pagando in questi giorni? Sì, dai 70 euro di prima ai 95 circa di oggi. Lei era abituato a fare tanti chilometri o è abituato a fare tanti chilometri con la macchina? Ero abituato a viaggiare tantissimo con la macchina, in due, io e mia moglie, per divertimento, per passione o per lavoro. Oggi cerco di evitare completamente, se devo andare a Torino vado col treno. Se mantengono questi prezzi, questa situazione economica, la situazione comunque, la gente sarà molto più attenta, molto più riflessiva, perché chiaramente l'incidenza della macchina ha un costo non indifferente per la famiglia, per i lavoratori, per gli imprenditori, per tutti. Allora, hai sentito Francesca? Insomma, la gente è abbastanza un po', non dico agitata, nervosa, ma insomma l'aumento del carburante in generale è veramente un po' spropositato e soprattutto non ci fa capire che tendenza ha, alto, basso, poco e poi ancora più alto e ancora più alto. Però esatto, adesso... e poi è una cosa che cambia anche in pochissimo tempo, quindi siamo tutti un pochino confusi. Allora, ritorniamo però al nostro ospite, quindi ritorniamo a Fabio. Fabio, ti chiedo una cosa, posso darti del tu, te l'ho già dato? Possiamo sicuramente, darci... posso anch'io. possiamo, dai, allora diamoci del tu, Fabio. Allora, partiamo con la prima domanda che ti vogliamo fare. Allora, il marchio Belron Carglass è da subito associabile alla riparazione dei cristalli auto. Ci spieghi come mai? Io lavoro da un po' di anni in Carglass, in Belron Italia, e quando sono venuto a lavorare in Belron ho avuto la fortuna in passato di vivere tanto all'estero, ho detto ai miei amici inglesi, scandinavi, americani che venivo in Carglass. E tutti nella loro lingua locale hanno iniziato a cantare la canzoncina Carglass ripara, Carglass sostituisce. È un brand, è un servizio e c'è una qualità dietro questo brand fortissima. Noi ripariamo, sostituiamo e adesso c'è un terzo elemento che è la ricalibratura, magari dopo ne parliamo più in dettaglio, degli ADAS, e per dare quella sicurezza e quella tecnologia sulle nostre automobili e per renderci sempre più sicuri quando la guidiamo sulle nostre strade.
Fabio, hai detto bene e sei stato anche molto chiaro sullo slang, la battuta, Cargas ripara, la leggo, sostituisce e c'è la fase della ricalibratura. Insomma, Belron è sul territorio in Italia dal 1988, quindi sono un po' di anni, giusto? E quindi la filosofia è ben chiara. Che cosa ci puoi dire al riguardo? Beh, l'anno prossimo è il nostro grande compleanno, facciamo 35 anni in Italia, tanti tanti anni di esperienza, tanti anni di qualità e tanti anni di sicurezza. Diciamo che in Italia Belron abbiamo una parola chiave che si chiama prossimità, abbiamo più di 250 centri in tutta la penisola, quindi noi vogliamo essere vicini a tutti i guidatori italiani, a tutte le automobili italiane. E in futuro apriremo sempre più centri in altre città, in altre regioni, e vogliamo portare sempre più sicurezza sulle strade. Vediamo il nostro ruolo, un ruolo anche sociale, un ruolo di sicurezza e un ruolo di anche spiegare ai consumatori, a chi guida la macchina, quali sono i vantaggi della tecnologia che la macchina ha, perché l'automobile sta cambiando, l'automobile non è più un mezzo che ti porta da qualche parte, ma in futuro la tecnologia che l'automobile avrà sarà veramente qualcosa di fantastico che aprirà delle opportunità incredibili. Ecco Fabio, Carglass si prende carico anche di quelle che sono le incombenze amministrative dei propri clienti. Può essere questo un motivo che spinge gli automobilisti ad affidarsi a voi? Sicuramente, uno dei motivi principi. Noi abbiamo un NPS, una soddisfazione del nostro cliente al 92%, non solamente nel mondo dell'automobile o della mobility, come si dice adesso, ma in tutti i mercati che di prodotti o di servizio nel quale un consumatore può acquistare qualcosa. Perché questo? Perché noi arriviamo al motorist in tre fasi diverse, diciamo. Possiamo arrivare a lui attraverso, entra direttamente nei nostri centri, oppure ci chiama al telefono, oppure sta esplodendo attraverso il web online. E quindi focalizzandoci su queste tre piattaforme e dando a chi aiuta il motorist, ovvero all'assicuratore, alle agenzie di assicurazione, alle grandi compagnie di assicurazione, delle piattaforme per essere sempre più veloci nel dare un servizio eccellente al motorist, a chi guida la macchina. Ottimo Fabio, ovviamente sei qui con noi. E adesso ci tengo in modo particolare a lanciare un altro servizio, Francesca, che hai seguito te, su che sì. Cosa? Sull'auto elettrica. Sull'auto elettrica, perché chiaramente c'è un... Dimmi. No, stavo dicendo, è un fatto importante perché se ne parla, sì. Se ne vede sempre sì. Di più, ma neanche tantissime, però insomma, dove siamo andati? Allora, siamo andati in Autocenter Arese e ci hanno raccontato un po', perché chiaramente ci sono delle differenze tra il mettere mano su un'auto a motore endotermico. Attenzione. E il mettere mano, esatto, a un'auto Total Electric, in questo caso Full Electric, full questa electric. 500, esatto. Quindi guardiamo un attimo tutte quelle che sono diciamo i metodi per mettere la macchina in sicurezza e poi tutto quello che ci hanno raccontato ad Autocenter Arese. Tema caldo delle ultime puntate anche di ABS Motori è stato quello dell'elettrico, ma come si ripara un'auto elettrica e quali sono tutte le procedure per mettere in sicurezza la macchina? Questo lo scopriremo oggi insieme ai nostri tecnici. Allora, siamo con Nanni. Ciao Nanni, innanzitutto buongiorno. Ciao e bentrovati. Allora, a te vogliamo chiedere quali sono le differenze sostanziali tra l'intervento su una macchina a motore endotermico e l'intervento su una macchina a motore elettrico. Certo, a oggi per intervenire su un'auto elettrica bisogna ormai essere dei tecnici formati con vari corsi eccetera, perché la differenza appunto è la pericolosità dell'elettrico nel suo voltaggio che può scaricare sull'operatore. Quindi la messa in sicurezza è la prima operazione che l'operatore deve andare a fare. C'è anche un perimetro di cui stavamo parlando prima, giusto? Ci racconti? Assolutamente, oltre a mettere in sicurezza la vettura, ambientiamo in sicurezza anche il resto del personale, delimitando l'area di intervento della riparazione. Quando ci sono le macchine elettriche, chi ci va a lavorare è solo l'operatore che ha avuto un patentino, che ha fatto un corso. Quindi tutte le macchine elettriche che entrano in carrozzeria vengono delimitate, perché così solo gli addetti possono andare a lavorarci sopra. Il tappetino che vediamo sotto è praticamente una protezione in caso di fuoriuscita del liquido delle batterie, quindi si mette sempre sotto
e perché non si sa mai, durante la lavorazione può capitare di toccare dentro le batterie e può uscire dell'acido, quindi è sempre meglio mettere il tappetino sotto. Poi bisogna staccare la batteria ausiliaria, quella della macchina, poi bisogna aspettare un quarto d'ora, 20 minuti che si scarichi la corrente, e poi si va a lavorare sull'interruttore di sicurezza per staccare le batterie della macchina. Quant'è la scarica che può dare una batteria del genere? Allora, su questa macchina qua, che stiamo lavorando sulla 500, all'intorno sono 400 volt la scarica è. Poi dipende dalle vetture, dipende dalle batterie che hanno sotto, dalla potenza che hanno. Prima ci hai anticipato che tu hai dovuto seguire un corso, immagino, per fare queste cose. All'interno di questo corso che cosa fate? Teoria, pratica, come funziona? Ti fanno vedere prima tutta la teoria, ti spiegano tutta la teoria. Poi ti fanno lavorare anche sulla pratica e ti fanno vedere i singoli elementi, come sono formate le batterie, dove sono gli interruttori. Alla fine dell'esame, se passi l'esame, ti rilasciano un patentino che sei idoneo per lavorare sulle macchine elettriche. Ok, quindi macchine in sicurezza, ricordiamo chiaramente questo è un passaggio fondamentale da fare. Fondamentale, soprattutto quando si lavora sulle macchine elettriche. Bisogna sicuramente sempre farlo, perché ne andiamo a rimettere noi e poi anche la vettura. Certo, allora adesso lasciamo lavorare Matteo, grazie mille, sei stato gentilissimo. No, niente, grazie a voi. Che servizio davvero interessante. Ho visto un po' di timore e hai fatto bene, perché mettere sì. Le mani su un'auto full electric, insomma, stiamo attenti, molto sì, attenti. Sì, come hai visto, io non lo sapevo, ma ci sono veramente tante procedure per mettere completamente in sicurezza l'auto, dopodiché si può andare direttamente a riparare il danno. Però un pochino devo dire che un minimo di paura comunque l'ho avuta. Dovevo esserci io, che come sai ho fatto tutti i corsi, lo so. Assolutamente, ce li ho tutti. Lo so. Allora Giuseppe, adesso... È vero. È vero, non abbiamo dubbi. Ritorniamo a parlare di Barron Carglass insieme a Fabio Felisi tra pochissimo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci nella seconda parte di ABS Motori. Allora Giuseppe, l'abbiamo già detto nella prima parte, non siamo da soli, questa sera abbiamo un ospite speciale, lui è Fabio Felisi, General Manager Barron Carglass Italia. Rieccoci. Allora Giuseppe, direi di continuare con le nostre domande a Fabio. Assolutamente Fabio, allora siete dinamici, non lo scopriamo oggi, e avete ampliato l'offerta dei vostri servizi, soprattutto la parte online. Che cosa ci puoi dire riguardo? L'online sta raddoppiando anno su anno, 2022 ha raggiunto mai cifre importantissime.
perché è un servizio veloce che il consumatore, chi guida la macchina, ha immediatamente. Può andare su un telefonino e noi abbiamo sul suo telefonino noi abbiamo una piattaforma che controlla tutte le nostre computer dei 250 filiali. Immediatamente siamo gli unici in Italia che può dare un appuntamento immediato al nostro cliente. Quindi l'online vediamo una grandissima crescita in futuro, e anche nei momenti difficili, come ad esempio le grandinate. L'ultimo anno, nell'ultimo luglio-agosto, abbiamo avuto più di una decina di grandinate in Italia. Il consumatore si poteva fare il suo booking dell'appuntamento sul cellulare, e vediamo una grande crescita per il futuro. Ottimo, ecco, grande crescita, grande interesse al tema della sicurezza e ai sistemi ADAS. Ecco, su questa cosa sono molto curioso di capire e di sentire la tua risposta riguardo proprio al tema della sostituzione del parabrezza, e quindi si apre un mondo sapendo poi che sulle vetture moderne e anche quelle meno moderne ci sono sensori, radar e quant'altro. Che cosa ci puoi dire sull'atteggiamento vostro riguardo a una sostituzione e una ricalibratura dei sistemi ADAS? L'ADAS è una parola magica. L'ADAS è il sistema autonomo di guida che ormai tutte le macchine hanno, e dal 1 luglio tutta la nuova produzione deve avere almeno un ADAS sull'automobile. Sbagliare di 0,5 gradi una ricalibratura quando si sostituisce un parabrezza vuol dire metri e metri sulla strada che possono portare a un incidente. Quindi la qualità che deriva dal lavoro nel sostituire il parabrezza, e quindi i radar, le telecamere o tutti gli altri device tecnologici che sono sul parabrezza, è essenziale. Noi siamo fortunati perché un grande gruppo internazionale può investire milioni di euro, come abbiamo fatto nel caso italiano, con partner di qualità eccellente, come ad esempio Bosch, e quindi dare quella sicurezza che il consumatore deve chiedere quando va a farsi cambiare, sostituire un vetro. Questa sicurezza deriva anche dai 6.000 e passa ore di training che i nostri tecnici fanno ogni anno, deriva da informazioni che noi abbiamo immediatamente sugli ADAS quando una nuova macchina viene lanciata a Los Angeles o a Parigi. Sappiamo gli ADAS, tutti i tecnici hanno una piattaforma sulla quale vengono messe tutte le informazioni come cambiare il parabrezza di tutte le macchine di tutto il mondo, e di conseguenza abbiamo delle conoscenze molto elevate per fare e dare quella qualità che il consumatore deve richiedere quando sostituisce il parabrezza. È essenziale e sarà sempre più importante in futuro, perché il parabrezza sta diventando il software dell'automobile, il cervello dell'automobile, tra i radar, tra le telecamere, tra gli altri device. Ecco che il parabrezza è già importante perché tiene la scocca della macchina in caso di ribaltamento, ora diventerà sempre più importante in futuro con la tecnologia che il parabrezza avrà. Ecco, ritorniamo tra poco con un'altra domanda appunto sugli ADAS. Adesso, Giuseppe e Fabio, torniamo un attimo indietro, perché ritorniamo al nostro Quinto Automotive Campus di 2SG Editore, dove tra l'altro era presente anche Berron Italia. E vi facciamo vedere l'ultima parte di interviste appunto che abbiamo fatto con i protagonisti e la nostra Giulia Colombo, guardate. Parliamo di nuove tecnologie, quindi come le nuove tecnologie influiscono sull'autoriparazione, ecco. Beh, per noi le nuove tecnologie come Auto 180 sono benvenute, perché questo sono un processo di qualificazione delle strutture che rappresentiamo, ma in generale di un mercato riparativo e manutentivo che deve crescere. Per questo riteniamo che le nuove tecnologie favoriranno quelle imprese che hanno investito e che hanno voglia di fare il meglio attraverso competenze e conoscenze, quindi tanta formazione, tanta tecnologia, tanta tecnica riparativa. Parlando di futuro, cosa ci si aspetta? Credo che ci si aspetti bene, ci si aspetti una mobilità più sostenibile, una mobilità meglio organizzata e un'economia circolare che saprà anche rispettare l'ambiente e portare anche all'interno del mondo riparativo e manutentivo tante innovazioni.
Oggi diciamo che l'ambito della formazione è un qualcosa che viene coltivato in vari settori, soprattutto ovviamente quello che ci interessa dell'automotive, e diciamo che nell'ambito di una progettualità che stiamo portando avanti con il Politecnico di Torino ci hanno dato il mandato in realtà di portare avanti iniziative, tra cui proprio quello di sviluppare percorsi formativi dedicati agli autoriparatori. Nello specifico in realtà ci vogliamo dedicare a quello che è uno sviluppo secondo sostanzialmente tre pilastri: quello tecnico-professionale, quello normativo e quello soprattutto dedicato agli skill manageriali e relazionali. Tutte le società che sono parte del gruppo Nexus devono contribuire affinché riusciamo a diventare il gruppo con il primo network per volumi che esiste. Non è un'impresa facile, sì, a livello globale proprio, a livello globale. Non è un'impresa facile anche perché i criteri con cui realizzeremo queste officine sono criteri prestabiliti all'internazionale. Non si tratta di mettere una targa e dire abbiamo fatto un'officina, si tratta di riuscire a diffondere un concetto. Quindi ci vorrà tempo, ma siamo certi che come per altri obiettivi riusciremo a raggiungerlo. Parliamo ora invece di carta d'identità del veicolo, certificazione di prodotto, asseverazione, formazione, sono tutte parole che si riferiscono alla qualità della riparazione, chiaramente. Un piccolo commento su questa domandina. Assolutamente parole, ma anche fatti che abbiamo creato e costruito e stiamo portando in essere a tutti gli autoriparatori che vogliono garantire una cosa fondamentale. La parola chiave è sicurezza, sicurezza dell'automobilista, perché tutti siamo automobilisti, tutti portiamo all'interno delle nostre auto le nostre famiglie, e quindi dobbiamo assicurare quello che è una riparazione che garantisca la sicurezza delle nostre auto. Bisogna garantire che il cliente, il consumatore finale, abbia l'elenco di tutte le riparazioni che sono state effettuate, con quali ricambi sono stati fatti, con quali competenze, e ovviamente bisogna formare gli autoriparatori non soltanto dal punto di vista tecnico professionale, ma anche dal punto di vista gestionale, economico, finanziario, perché le aziende oggi sono delle vere e proprie imprese. E poi ovviamente formare, e questo anche voi lo fate molto bene, le nuove generazioni a un settore che è sicuramente molto trainante per l'economia italiana. Quindi insomma abbiamo visto, abbiamo sentito anche altri commenti del Quinto Automotive Campus, che come sai Francesca è stato veramente interessante, ha avuto un successone. Assolutamente, assolutamente. Allora ritorniamo a Fabio Felisi. Fabio, ti faccio un'altra domanda. Ci sono delle garanzie particolari che offrite ai vostri clienti per quanto riguarda la ricalibratura ADAS? Sì, qualità e sicurezza, perché noi lavoriamo attraverso le compagnie assicurative, attraverso le agenzie assicurative sul territorio. E negli ultimi anni abbiamo fatto tanto training, tanta formazione sia alle compagnie assicurative che alle agenti. Adesso siamo diventati così bravi che abbiamo la possibilità anche di dare i crediti formativi alle agenzie assicurative sul territorio, e di conseguenza stiamo facendo educazione in modo tale che ci sia più persone in Italia che possano parlare di ADAS e possano portare formazione a poi chi guida l'automobile. Direi che sono argomenti interessanti sia per i nostri telespettatori automobilisti, ma anche per gli operatori, perché comunque, come sai, le imprese assicurative, oltre che le flotte, insomma il mondo dell'automotive in generale, segue ABS Motore, perché, correggimi Francesca se sbaglio, è l'unica trasmissione televisiva in onda a livello nazionale. Vero. Su questo canale. Puoi confermare? Confermo. Spettacolo, bravissima, grazie. Ecco, adesso però una cosa importantissima che fate, Fabio, è proprio rivolta alla sostenibilità, giusto? Insomma, il vostro lavoro non è fine al business, ma è anche all'ambiente, giusto? Che cosa ci puoi dire riguardo all'intervento, per esempio, sui cristalli? Sì, diciamo che la sostenibilità nella nostra azienda viene divisa in due: come aiutare le persone e come aiutare l'ambiente. Se prendiamo l'ambiente, se prendiamo l'anno scorso, noi abbiamo cambiato attorno a 2000 tonnellate di parabrezza. Queste 2000 tonnellate di parabrezza le abbiamo trasformate in 2 milioni e mezzo di bottiglie d'acqua minerale, che è una buonissima fonte delle Dolomiti, vende in Italia e all'estero. Questo ha risparmiato più di 2000 tonnellate di 1500 tonnellate di carbonio che non è stato emesso nell'atmosfera. Da un punto di vista sociale, invece, Barron fa tanto, in inglese si dice giving back, diamo indietro quello che possiamo, perché Barron è nata tanti anni fa in Sudafrica e c'era un'amicizia molto forte tra il nostro fondatore e Nelson Mandela.
Quando Nelson Mandela uscì dal carcere all'inizio degli anni 90, decisero di costruire la più importante ONG sudafricana, si chiama Africa Tycoon, e Africa Tycoon ha salvato, ha aiutato negli ultimi 20 anni più di 2-3 milioni di bambini dall'asilo, portandoli dall'asilo alla scuola, all'università e poi nel mondo lavorativo. Anche noi in Italia facciamo lo stesso, Africa Tycoon, e poi lavoriamo tanto con Special Olympics, Special Olympics Italia, e poi lavoriamo tanto con varie associazioni ONG locali per essere sempre più vicini e per dare indietro quello che l'azienda può. E quindi sono molto orgoglioso di lavorare per questa azienda, per questo che facciamo. Certo, insomma, diciamo che hai elencato una serie di attività che vi permettono ulteriormente di fare la differenza, come hai detto prima, non solo per il business, ma anche per la comunità e l'ambiente, non solo. Sì, esatto, complimenti, perché vi fa veramente Grazie. Molto onore. Allora, Giuseppe, è arrivato il momento della parte meccanica. Può mancare all'interno della nostra puntata? Non può una parte meccanica? No, perché noi abbiamo seguito un intervento in officina e guardiamo com'è andata. Allora, siamo in Autocenter Arese con il nostro tecnico di fiducia, Christian. Buongiorno, buongiorno a te, Christian. Allora, Christian oggi ci ha portato in questo posto particolare, perché sembra quasi che siamo in una sala operatoria, no? Perché vediamo parco giochi. Esatto, nel nostro parco giochi abbiamo tutti gli organi, quindi adesso ci spiegherai un attimo il tutto. Innanzitutto, che macchina è e cosa sta succedendo? Allora, è un Mercedes 2000 turbo benzina e ha subito un urto, spaccando il radiatore dell'acqua, ha percorso parecchia strada senza il liquido refrigerante, quindi con temperature elevatissime riguardanti il motore. Il motore ha subito un bel danno, perché ha subito la bruciatura della guarnizione della testa e si è anche deformata la testa, in quanto ha subito appunto temperature elevatissime dove normalmente non vengono raggiunte. Questa è la testa del motore. E questa è la parte che tu dicevi che ha subito il danno. Il danno, esatto, che ovviamente ad occhio non si vede, però portandola su un piano di riscontro si è valutato che il piano testa è deformato. Quindi avendo un piano testa deformato ed una guarnizione della testa bruciata, non si può più avere la tenuta tra guarnizione testa e monoblocco. Non avendo questa tenuta si ha un'uscita della compressione, quindi la macchina continua ad avere temperature elevatissime e ad andare in ebollizione, anche se effettivamente la temperatura del motore stesso ancora non è a temperatura di esercizio. Tra l'altro abbiamo degli abbracam un po' particolari, perché è un motore che monta due variatori di fase con un sistema simil VTEC, quindi vediamo i boccioli dell'abbracam di aspirazione che hanno due alzate. In poche parole, questo abbracam ha un determinato numero di giri tramite dei sensori e tramite ovviamente a come ragiona la centralina motore, fa spostare l'abbracam per avere una alzata diversa delle valvole, così da avere una miglior resa del motore stesso. Ecco, Christian, una cosa che mi viene da chiederti: una volta che c'è un tipo di problema come questo, che immagino sia un problema abbastanza grave, certo, ok, conviene cambiare tutto il motore a volte? Allora, in questo caso si presume una sostituzione del motore completo, quindi arriverà un motore rigenerato, in quanto non sappiamo se anche il monoblocco ha subito delle deformazioni. Ok. Per prevenire il fatto di riassemblare tutto e fare un mezzo lavoro, diciamo, non riuscire a dare una garanzia effettiva sulla durata, preferiamo in questo momento sostituire il motore con un motore revisionato. Per arrivare a questo punto ci abbiamo impiegato una giornata di lavoro, quindi stacco del motore dalla vettura e scomposizione del motore al banco. Da adesso attendiamo l'arrivo del nuovo motore rigenerato e per poi riassemblarlo e rimontarlo sulla vettura. Ci saranno ancora più o meno 2 giorni di lavoro. Ok, quindi comunque è un lavoro abbastanza lungo, ma penso che si possa vedere anche da tutte queste parti. Va bene, Christian, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon lavoro allora. Grazie. E siamo purtroppo giunti alla fine di questa
spettacolare puntata, direi. Sì, sono d'accordo Giuseppe, sono d'accordo, so che sei molto triste, però sì. Dobbiamo chiudere. Quando chiudiamo noi ricordiamo sempre ai nostri telespettatori chiaramente di leggere e abbonarsi alle nostre riviste, ma anche di seguirci sui nostri canali social, perché stiamo diventando abbastanza forti anche su TikTok. Su TikTok, abbiamo fatto diversi video, giusto? Sì, 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 anche da 300.000 e passa visualizzazioni. In ogni caso siamo ABS Motori, ci trovate praticamente su tutti i social. Brava Francesca, e grazie di essere stato qui con noi, al General Manager di Belron Italia, Fabio Felisi. Grazie, grazie di essere grazie stato qui con noi, soprattutto di aver dato delle indicazioni su Carglass, su questo marchio importante presente in Italia, e insomma diciamo che hai chiarito molti aspetti. Bene, grazie per l'invito. Grazie Fabio e grazie anche a Giuseppe, chiaramente. Grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Ci rivediamo sempre come ogni giovedì sera alle 20:30 su Canale Italia. Buona serata.